Tornano le notizie con gli aggiornamenti a cura del Corriere di Sciacca.it. Alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie non saranno gli unici negozi aperti in zona rossa. L'allegato 23 al DPCM del 2 marzo 2021 indica tutta una serie di negozi adibiti alla vendita di altre categorie merceologiche che rimarranno aperti in zona rossa. Ci sono negozi di computer e apparecchiature informatiche, telefonia, elettronica in genere, elettrodomestici e poi negozi ferramenta, materiali da costruzione, negozi di articoli igienico-sanitari, vendita macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e giardinaggio, articoli per l'illuminazione, librerie, cartolerie, forniture per ufficio, abbigliamento e calzature per bambini e neonati, vendita di biancheria personale, negozi di articoli sportivi e per il tempo libero, concessionarie di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori, negozi di giocattoli, vendita al dettaglio di fiori e piante, alimenti per animali domestici, vendita al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. 71 positivi e Ribera continua a vivere l'ansia da zona rossa. Anche ieri sera, con il bollettino dell'ASP, è arrivata la doccia fredda di altri 11 contagiati, mentre si attende l'esito di altri 25 tamponi. È stato di massima allerta, il limite che ci si è dati è quello di 90 positivi. Oltre questa soglia scatteranno le procedure di richiesta della zona rossa. Al momento l'azienda sanitaria provinciale non ha trasmesso alcuna nota ufficiale al comune di Ribera, ma sta monitorando attentamente l'andamento della curva del contagio. Nelle prossime ore la zona rossa potrebbe scattare anche per il piccolo comune di Calamonaci, dove ci sono 10 positivi, ma sono destinati ad aumentare. Bandiere a mezz'asta, momenti di silenzio e di raccoglimento, omaggio ai defunti al cimitero comunale. La città di Sciacca aderisce alla giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia provocata dal Covid-19. Il sindaco Francesca Valenti ha promosso delle iniziative. Nel palazzo municipale è stata disposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in segno di partecipazione al lutto. Poi il sindaco ha deposto dei fiori ai piedi della croce di ferro al centro del cimitero comunale. E sono state consegnate e già collaudate 2 nuove ambulanze con sistema di biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid-19 positivi recentemente acquistate dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. I mezzi saranno destinati ai presidi ospedalieri San Giovanni di Dio di Agrigento e Fratelli Parlapiano di Ribera e serviranno a trasferire i pazienti fra le diverse strutture sanitarie in condizioni di massima sicurezza per l'equipaggio. Nei 375 controlli da parte dei carabinieri del NAS in tutta Italia, negli obitori degli ospedali, nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19, sono state riscontrate irregolarità negli ospedali di Sciacca e Canicattì. I carabinieri hanno denunciato 3 dirigenti dei 2 presidi ospedalieri. Nelle 2 camere mortuarie sono state peraltro riscontrate con evidenti carenze igienico-strutturali. Percorsi straordinari ed eccezionali che vadano oltre i ristori nazionali e le agevolazioni nei tributi locali. Lo chiedono le associazioni turistiche di Sciacca, Agrigento Extra, Sciacca Turismo e Museo Diffuso 5 Sensi all'amministrazione comunale di Sciacca. Vogliono un ulteriore momento di confronto per valutare la situazione generale, studiare e programmare strategie di ripresa, pensando ad esempio a un eventuale utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno sotto forma di contributo alle aziende maggiormente in difficoltà. E se tecnicamente questa strada non dovesse essere percorribile, che si valutino altre azioni di carattere eccezionale e straordinario. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.